Tempesta perfetta. Ecco, alta inflazione, la tempesta perfetta, un'inflazione che sta mettendo in crisi i bilanci delle famiglie italiane, soprattutto di quelle più povere. Nell'anno appena alle spalle l'inflazione è cresciuta a livelli record come non si vedevano dal 1985. I dati Istat diffusi ieri hanno confermato un aumento medio dei prezzi dell'8,1%. La causa principale è arcinota. I rincari sono dovuti principalmente all'andamento dei prezzi dei beni energetici. Prezzi arrivati alle stelle a causa della guerra in Ucraina e che, a cascata, hanno fatto lievitare tutto il resto, dalle bollette ai carburanti, ai beni alimentari, ai trasporti. La corsa dei prezzi ha coinvolto, anche se in misura diversa, tutti i paesi europei. Oggi l'Eurostat ha confermato che a dicembre il tasso di inflazione annuo nell'Eurozona è arrivato al 9,2%. Davanti a queste cifre, la Banca Centrale Europea continuerà ad alzare il costo del denaro fino a quando non riuscirà a far abbassare la testa all'inflazione e riportarla intorno al 2%, considerato il punto di equilibrio per l'economia. Cosa che avverrà non prima del 2025, dice la BCE. Ma intanto l'inflazione mette in crisi i bilanci degli italiani, colpendo soprattutto quelli con redditi bassi. È una tassa iniqua perché, come disse Einaudi, riduce il potere d'acquisto delle famiglie più povere, costrette a spendere la maggior parte dei soldi per le bollette e per gli alimentari. La conferma di una situazione di difficoltà arriva anche da quello che è l'andamento dei debiti delle famiglie italiane. Da un'indagine della FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari, emerge che gli italiani continuano a indebitarsi. Salgono i mutui e crescono anche i prestiti personali e il credito al consumo, salito a quota 256 miliardi di euro, in crescita dell'1,5% da gennaio a novembre. L'inflazione e il caro vita hanno infine assottigliato i conti correnti delle famiglie italiane che nel 2022 e per la prima volta dal 2017 hanno visto calare il valore di quasi 20 miliardi di euro. Per la FABI sono necessarie politiche fiscali per aumentare il reddito disponibile e il rinnovo dei contratti collettivi scaduti. Adesso la nuova tragedia.